In questa lezione è arrivato il momento di fare una bella pasta, un pennone, quindi un grande formato di pasta cucinato in una riduzione di brodetto, uno dei piatti singoli della tradizione marinara in Romagna, valorizzato, accompagnato con del suro appena scottato e una salsa d'aglio dolce. Siamo per questa nuova pasta che mi fa gasare parecchio. Abbiamo qui davanti quella che è, diciamo, che rappresenta il brodetto di pesce. Il pesce da zuppa, il pesce piccolino, nonostante questi crostacei in questo caso siano piuttosto pregiati. Il brodetto è un piatto che fa parte un po' di tutte le tradizioni marinare, ognuno prende poi il suo nome. In Romagna noi lo chiamiamo brudet, e il brudet è diciamo una zuppa di pesce dove idealmente nasce per riutilizzare tutti i pesciolini, no, misti della pesca, e quelli un po' più piccolini dove da soli sono un po' così, un po' insignificanti, dove insieme però prendono un valore incredibile e sono veramente molto legato a questo piatto. Per la zuppa di oggi abbiamo delle cozze, delle seppie, delle mazzancolle, delle canocchie come parte di crostacei molluschi. Come parte di, diciamo, di pesce abbiamo della razza, del suro, delle tracine, delle mazzole o gallinelle e degli scorfanetti. Il brodetto appunto lo potete comporre come più vi piace con i pesci che trovate. L'importante è che ci sia sempre un misto di pesce con la lisca, del crostaceo e del mollusco, preferibilmente appunto qualche, diciamo, seppia, polpo, totani, calamari e anche dei bivalvi, le coste, le vongole o altri molluschi di questo genere. Partiremo da un fondo classico di sedano, carota, cipolla con dei pomodori pelati, del concentrato, sfumeremo tutto con dell'abbondante vino bianco, non può mancare un po' di alloro e questo cucineremo appunto nel modo classico per poi arrivare al massimo del gusto frullando il tutto, filtrandolo e riducendolo. Così l'obiettivo di questa preparazione è di concentrare in due cucchiaiate quello che è l'essenza del brodetto, che sarà poi veicolata da questa pasta stupenda, un pennone di un bel formato, quindi una pasta grossa, di un grande stupendo. Sopra lo andremo a completare con una salsa di aglio, però dolce. Perché dolce? Perché viene l'aglio classico, viene sbollentato cambiando l'acqua più volte, finendolo nel latte, quindi avremo un aroma leggero di aglio molto dolce, molto profumato. E completeremo il piatto con il suro, solo il filetto, scottato dalla parte della pelle, che andrà, come dire, a dare quel morso, quel pesce in più che mi piace tanto. Useremo vari metodi e vari tempi per arrivare al nostro risultato. Prima cosa che andiamo a fare è tostare le verdure. Abbiamo quindi il sedano, la carota, la cipolla. Nel frattempo i pesci sono già tutti eviscerati, quindi aperta la pancia, sbranchiati, tolte tutte l'interiora, quindi pronti all'uso. Andremo quindi a tostare con un po' di olio alla base. Mettiamo qualche foglia d'alloro fresca nell'olio, che prenda profumo, e andiamo giù con le verdure. Facciamo prima rosolare e tra poco aggiungiamo il pomodoro. In questa pentola procediamo ora ad aprire le cozze, perché le cozze prenderemo solo l'acqua, il frutto lo metteremo da parte per un altro utilizzo. Schiaccio l'aglio. L'olio è caldo, aggiungo le cozze. Bagno le
cotte con un po' di vino bianco. Copro col coperchio. Ora metto da parte che col calore che rimane si aprono bene le cotte. Prossimo passaggio, pentolina un po' larga, mentre le verdure cuociono, iniziamo a fare dei pesti del pesce che abbiamo pronto. Abbiamo la razza qui. Prendiamo una gallinella. Qui andiamo proprio a tagliare il pesce perché la carne andrà a sciogliersi e prendiamo carne e ossa tutto insieme. Facciamo dei pezzi abbastanza regolari, che siano facili da gestire. Prendiamo qualche scorfanetto. Olio, e stendiamo bene il pesce. L'importante è che lo possiamo cuocere piano piano, man mano aggiungere la pentola, ma che sia bello largo, che stia bene a contatto col fondo della pentola. Nel frattempo prendo la testa della secchia, il corpo lo useremo nella ricetta successiva. Incido a metà, tolgo il becco. Qui nella seppia ho mantenuto gli occhi, perché gli occhi danno un gusto molto buono, perché sanno proprio di mare, sembra un po' l'acqua delle ostriche. Intanto qui il pesce, come vedete, si è tostato, ha preso un bel colore caramellato che aiuterà a dar forza al gusto. Ora sfumo e deglasso con il vino bianco. Nel frattempo unisco al fondo di verdure il concentrato e i pelati. Raschio bene il fondo. Unisco i pesci alle verdure. Sempre nella pentola dove abbiamo tostato il pesce, con ancora il caramello, mettiamo le seppie. Bagniamo con un po' di vino bianco. Recuperiamo bene tutto quello che si è attaccato e lì l'essenza del gusto. Bene, aggiungo anche le seppie alla pentola. Ancora nuovo olio. E andiamo con le cannocchie. Delle mastancolle utilizziamo solo la testa. Nel frattempo sfiletto il suro, che utilizzeremo poi come filetto sopra la pasta. Vado a tagliare via la coda, le aggiungo alle cannocchie che cuociono, come idea di continuare ad aggiungere pesce.
Anche la testa, stessa cosa. E sfiletto il pesce. Sempre dalla parte alta, seguo l'osso. Il suro è un pesce azzurro stupendo e che si trova tantissimo nel mare Adriatico. E è un po' grasso, sembra un po' molto simile allo sgombro, super saporito. Tolgo poi la pelle. Perfetto. Vado a tagliare, a inciderlo nella metà per poter togliere le spine. Nel frattempo ho caricato il fuoco qua, che è pronto per essere sfumato. Ho messo anche bene le spine dentro, perché questa è una pentola dove, diciamo, conta il gusto, quindi dopo andiamo a filtrare tutte le ossa. Ok, questi sono i nostri filettini che appena prima della pasta, appena pronta la pasta, li tagliamo e li mettiamo sopra. Completiamo il brodetto aggiungendo le canocchie, tutta questa pentola qui da sogno. Mettiamo anche le tracine. Mettiamo un po' di ghiaccio. A cosa serve il ghiaccio? Ovviamente questo è un metodo diverso di cucinare il brodetto rispetto al brodetto classico, dove quello che si va a fare, quello che si va a mangiare è principalmente il filetto, anche se la parte più buona è il brodetto, che diciamo il sugo che ne rimane, quello che il pesce rilascia, no? al pomodoro, alle verdure, tutto quello che abbiamo messo in pentola. Questo è, diciamo, fatto per creare solo il sugo, dove invece del pane utilizziamo la pasta. Ok, quindi anche il ghiaccio serve a far sì che il pesce perda tutto il suo liquido, che ci sia questo shock e che ci sia, diciamo, tutto il gusto nel brodo. Qui il brodetto è partito, cuociamo per far sì che si riduca bene, perché che sia bello, almeno 40 minuti. E nel frattempo le coste si sono ben aperte e le scoliamo, e l'acqua che rimane la aggiungeremo alla fine, in modo tale che non perda il profumo. Trascorsi 40 minuti, il brodetto verrà frullato grossolanamente con un mini bimmer direttamente in pentola per rompere bene tutti i pezzi rimasti, e lo setacceremo più volte, prima con una maglia un po' più grossa del setaccio, poi con una maglia ancora più fina per garantire diciamo, la non presenza delle lische, di eventuali scarto duro. Così poi aggiungeremo anche l'acqua delle coste. Appena filtrato, bisognerà valutare la consistenza del brodetto. Se è troppo liquido, lo riduciamo un po' e per trovare la consistenza perfetta, per poi andare a saltare e cuocere qualche minuto il pennone in pentola.
siamo davanti a quattro pentolini per creare la nostra salsa di aglio. Abbiamo dell'aglio classico, solamente pelato, con tre pentolini di acqua che bolle e l'ultimo pentolino con il latte. Questo cambio di acqua serve a far perdere la parte forte dell'aglio e l'ultima volta lo cuciniamo nel latte, perché era una salsa bianca, dolce, molto, molto leggera. Prima cosa, saliamo tutte e tre le pentoline di acqua, compresa quella del latte. Mettiamo l'aglio nell'acqua e facciamo cuocere per un minuto, per poi spostare l'altra e l'altra ancora. Trascorso il minuto, facciamo fare un bagnetto nell'altra acqua. Passiamo alla prossima pentola. Metto l'aglio nel latte. Continuiamo la cottura per ancora 3-4 minuti nel latte, in modo tale che anche il latte un po' si riduca, così frulliamo tutto insieme. Con l'aglio che ha cotto 5 minuti nel latte, lo trasferiamo nel bicchiere del mini pimer per poi frullarlo. Utilizziamo anche un po' di latte come liquido della crema. Bene, raggiunta una bella consistenza, mettiamo a raffreddare. Nel frattempo il brodetto, qualche minuto, è pronto per essere frullato e filtrato. Passati 30 minuti circa di cottura, ancora il brodetto è un po' liquido, ma è perfetto perché tutto si è sfaldato. Ora, con il mini pimer, andiamo a frullare direttamente in pentola. Ora che tutto ben sfaldato e bello omogeneo, aggiungiamo l'acqua di cozze, abbiamo una mescolatina, e iniziamo a filtrare prima con questo collino a maglia larga. Col mestolo muoviamo sempre per far scendere più velocemente il liquido. Facciamo pressione per ricavare tutti i succhi. Ora questo liquido filtrato grossolanamente lo filtriamo con un setaccio a maglia più fina, direttamente nella pentola che poi andremo a ridurre. Bene, rimasto un po' di residuo, togliamo e ora accendiamo e facciamo ridurre. Nel frattempo che il brodetto riduce, mettiamo su l'acqua in una pentola per far cuocere la pasta. Andiamo giù col nostro pennone. Ma prima salo l'acqua. Caliamo la pasta. Intanto che cuoce la pasta,
ho tirato fuori dal frigorifero i filettini di churro, faccio le fette, così circa un centimetro di spessore, anche lui è bello morbido, un po' in diagonale. Ora l'ho tenuto compatto, così compatto con la parte della schiena in alto. Per quello che andiamo a fare ora è condirlo leggermente col sale, con un filo di olio, e andiamo a dare una scottata con la fiamma per abbrustolire la parte sopra e dare un po' il sentore di cotto, allo stesso tempo mantenere però la sua struttura cruda. Il profumo del pesce azzurro che si scotta mi fa impazzire. La pasta è quasi cotta, preparo una pentola adatta, una padellina larga e bassa per finire la pasta nel brodetto, trasferisco il brodo denso, super concentrato e profumato nella padella, un po' abbondante perché gli ultimi minuti di cottura della pasta verranno qui dentro. Il brodetto è tornato a bollire, mettiamo la pasta ancora con qualche minuto di cottura, quindi bella al dente, a finire dentro, in modo tale che assorba bene, l'amido leghi tutto bene e io me la mangio. Qui in pentola è avvenuta la magia, la pasta è piena di brodetto e il brodetto è pieno di pasta, quindi tutto bello legato, si sta creando la, diciamo, il brodetto sta avvolgendo la pasta. Possiamo spegnere il fuoco, mettiamo un po' di olio extravergine di oliva sopra che andrà a lucidare e creare ancora meglio l'emulsione. Facciamo ossigenare bene, mantecare. Bellissimo. Vado a mettere la pasta nel piatto. Ora compongo col pesce crudo appena scottato. Un po' di crema d'aglio a girare. Completo con l'olio al prezzemolo. E questo è il pennone mantecato col brodetto ristretto, il churro scottato, una salsa d'aglio dolce e un po' di olio al prezzemolo. E come di buona abitudine, alla fine tocca l'assaggio. Brodetto al brodetto. Il churro crudo e un po' scottato accentua e amplifica, la salsa d'aglio allunga. Bellissimo. Grazie. E ora passiamo al dessert, lo spaghettino. Ti è piaciuta questa lezione? Ah! Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule,
mondodiaccademia.tv ti aspetta.